Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi vi mostro come scaricare Pokémon Go su Android. Come potete vedere io ce l'ho. E allora, io vi faccio vedere innanzitutto che non c'è su Play Store, ve lo faccio vedere. E dovete usare un'applicazione sempre per Android, che dopo vi farò vedere, che tra l'altro non si può più scaricare tramite Play Store. Difatti, vedete, Pokémon Go non si può scaricare. Per scaricarlo dovete, come avete detto già prima che l'ho cercato, e su Play Store non c'è più, l'hanno tolto da Play Store purtroppo, però c'è sempre un modo per riscaricare Aptoide. E vabbè, l'applicazione Aptoide io ce l'ho là in alto. Per scaricarla basta andare su Google Chrome o Google Internet, comunque. Beh, andate su Google, così. Perfetto. Dopodiché andate e scrivete Aptoide ed eccolo là. Cliccate sul primo, vi porterà nella home di Aptoide. Volendo potete scaricarle anche da qua, volendo vi installate l'Aptoide e ce l'avete sempre lì. Voi scrivete Pokémon Go, vediamo se appare qua, dovrebbe apparire senza problemi. Pokémon Go. Tra l'altro è lì, non me ne ero accorto, vabbè, rincoglionimento. Voi ci cliccate sopra, se vi appare come... se no lo scrivete. Ok. Vabbè, a me me lo fa riscaricare, io l'ho già installato, non problem. Voi cliccate install e tutto, però prima di fare tutto ciò, vi do un consiglio, perché quando lo scaricate dovrete poi installarlo. Quando lo installate non ve lo farà installare, perché dovete attivare le sorgenti sconosciute. Per chi non sapesse come si fa, io torno indietro, vabbè, chiudiamo direttamente la pagina, se no devo stare 10 anni a cliccare indietro. Ok, andate su impostazioni. Lentamente carica, perfetto, andate su sicurezza. E dovete attivare le sorgenti sconosciute. Attivando questo vi permetterà di installare la pick up, le fonti sconosciute, al di fuori di Play Store. Perfetto, ne ho trovato, c'ho anche l'account di Aptoide qua. Perfetto. Io direi che per oggi il video può anche terminare qua. Se avete qualche domanda scrivetemelo nei commenti di come scaricare. Qualsiasi domanda avete scrivetemelo nei commenti, io vi risponderò. Oppure mi scrivete su Facebook, che io lascerò il link del mio profilo Facebook in descrizione, per chi non sapesse come si è, per chi volesse qualche consiglio o qualche cosa. Io direi di terminare qua il video. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, come vi ho già detto prima, se avete qualche domanda, o nei commenti oppure su Facebook. Bene, alla prossima belli, ciao ciao.